In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». L'Evangelista Marco dice che Gesù nel deserto è tentato da Satana, che in ebraico significa antagonista, avversario, colui che viene a lusingarci e metterci davanti il luccichio dell'apparenza, del successo, del potere, della ricchezza, dietro a cui spesso si nasconde il vuoto del non senso, dell'infelicità, perché non sono queste le vie che portano alla realizzazione di se stessi. Non è facile fronteggiare le tentazioni, ci vuole tempo e soprattutto allenamento. E la palestra di questo allenamento è il deserto, dove Gesù è sospinto, anzi letteralmente scaraventato dallo Spirito. Sì, perché è proprio necessario andare nel deserto e attraversarlo come ha fatto l'antico popolo di Israele, liberato dall'Egitto per arrivare alla terra promessa. Lo Spirito vuole condurre anche noi verso la felicità e invece di deresponsabilizzarci, mettendoci nell'ovatta, ci fa vivere il deserto, proponendoci un cammino. Camminare è vita, però è difficile, perché ci sono le incertezze, i dubbi, le solitudini, le difficoltà. Lo sperimentiamo tutti, come d'altronde sperimentiamo che le prove e le tentazioni sono occasioni che ci fanno crescere, tirando fuori il meglio di noi, proprio come fa l'allenamento per qualsiasi sport. Il risultato della lotta di Gesù contro Satana è che sta con le bestie selvatiche, che sono simbolo di tutto ciò che non riusciamo a gestire, ad addomesticare, ed è servito dagli angeli, la cui presenza dice che in quel luogo inospitale c'è Dio e che lì si può fare una forte esperienza di Lui, come narra con immagini poetiche il profeta Osea, che dice: «La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto, e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone». La prima domenica di Quaresima ci presenta questo Vangelo invitandoci ad andare anche noi nel deserto con Gesù, non in un deserto fisico fatto di dune e di sabbia come siamo abituati a immaginarlo, ma nel riaccoglimento interiore, rientrando in noi stessi, sottraendoci un po' al chiasso e alle sollecitazioni esterne per entrare in contatto con le sorgenti più profonde del nostro essere. Diceva il cardinale Martini che senza che ce ne accorgiamo la vita si disordina, si frammenta, si logora. Occorre rimettere in ordine i pezzetti del nostro tempo, del nostro corpo e del nostro cuore. Prendersi dei tempi di deserto nelle nostre giornate, anche solo un quarto d'ora, se proprio non si può di più, ci aiuta a mettere ordine, puntando gli occhi su ciò che davvero è essenziale nella nostra vita e ricentrandoci su Dio. Buon cammino quaresimale.